Dopo 30 anni di abbandono, finalmente i 2000 metri quadrati dell'area ex Helting ritornano al quartiere, una lotta che è stata dura però. Assolutamente sì, una lotta che arriva da molto lontano, il quartiere da sempre, ancora prima di iniziare la battaglia contro Iplom, direi, ha chiesto questa riqualificazione, l'abbattimento, perché comunque c'erano problemi anche della presenza di amianto e per la pericolosità di questa struttura che ormai era fatiscente. Avevamo già avuto dei progetti che erano stati presentati dall'azienda, l'azienda che era la proprietaria, che abbiamo rifiutato decisamente perché significava, a parte demolire, ma ricostruire degli edifici, un altro edificio a molto più alto di quello che c'è adesso, e insediando dei negozi oppure dei supermercati, oltre che dover fare dei box interrati. Questo progetto è stato abbandonato anche perché era stato presentato nel 2013, che era il momento in cui stavamo lottando contro il passaggio dei TIR, che si incastravano proprio in questa curva tra le altre cose, e effettivamente non era neanche proprio il momento, avevamo un disagio enorme e quindi anche proprio progettare una cosa del genere era improponibile. Poi significava la morte di tutti i negozi e i pochi negozi che stanno cercando di resistere nel quartiere. Invece il vostro è un progetto diverso, un progetto che prevede oltre ai parcheggi anche degli orti urbani. Di che cosa si tratta? Sì, verranno realizzati dei parcheggi a raso, perché dovranno essere spostate praticamente tutte le macchine che attualmente necessariamente sono posteggiate lungo la via, e verrà lasciati una parte di orti urbani e di arredi comunque urbani con qualche albero. Quello che si riuscirà a fare nell'area cercheremo comunque anche in corso d'opera di proporlo. È una richiesta che era una richiesta minima, ma va nella direzione di poter mettere in sicurezza anche la strada e le persone che possono e che devono raggiungere i negozi e l'unico servizio che abbiamo, che è quello postale. Quindi insomma sì, è un'opera che abbiamo chiesto esattamente così, abbiamo partecipato anche con delle osservazioni alla progettazione che c'era stata proposta, e sono state accolte alcune, altre saranno comunque ancora da ridiscutere, e cercheremo comunque di tenere botta, diciamo, sull'argomento, e anche in corso d'opera di portare eventuali modifiche ulteriori. Una bella vittoria per il comitato di Borzoli e Feggino. Quanto tempo ci vorrà per vedere questo progetto compiuto? Lo sapete già? Questa è la cosa su cui dovremo assolutamente stare sul pezzo, perché in questo momento ci saranno questi due weekend di demolizione. Non abbiamo ancora le tempistiche, proprio per questo, visto che questo progetto è stato comunque sostenuto dal municipio e da tutto il municipio, dal presidente del municipio, diciamo innanzitutto che l'unico rammarico è che sia venuto fuori la possibilità di realizzare tutto questo a seguito di una strage, che è quella del crollo del Ponte Morandi, della perdita di 43 vite, che sicuramente cercheremo di ricordare anche qui e vedremo con quale modalità. Noi auspichiamo che il municipio adesso faccia quella commissione che purtroppo è stata rimandata più volte anche in loco a causa del Covid, per informare la popolazione e per rendere anche partecipi tutti i consiglieri municipali che hanno assolutamente caldeggiato questo progetto, proprio nell'ottica di quello che pensiamo e che abbiamo sempre ritenuto dover essere il rapporto tra la cittadinanza e il municipio, anche perché i municipi sono l'avanguardia rispetto al rapporto tra le amministrazioni e i cittadini, e quindi questo è un esempio di come si debbano rafforzare le funzioni di questi municipi e il rapporto che hanno diretto con la cittadinanza. Insomma, il comitato insieme al municipio saranno i cani da guardia che veglieranno sul fatto che questo progetto sia portato a termine in tempi decenti.
Sì, assolutamente, visto che comunque è stato finanziato con i soldi del decreto Genova, auspichiamo che venga al più presto poi messa in opera il progetto di realizzazione del progetto così come è stato definito, e faremo da cani da guardia assolutamente, come siamo abituati a fare, anche se molto spesso non siamo molto simpatici per questo, ma cercheremo comunque di far capire che è una difesa del bene comune, come è sempre stata l'azione del Comitato in tutti questi anni.